Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi salutiamo il nostro carissimo fan Diego Giammei. Ciao Diego! Speriamo tanto che il nostro canale ti piaccia e che tu ci continui a seguire. Tornando a noi ragazzi, oggi vediamo assieme come si preparano i deliziosi biscottini al cioccolato e mele. Delle delizie che le potete gustare in qualsiasi momento della giornata, sono leggerissimi, saporiti e veramente buoni. La loro morte, ragazzi, ve lo dico io, è con uno squisito tè caldo al ribes. Oggi andiamo a vedere come si preparano queste delizie. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 2 mele golden, ovviamente biologiche, 220 g di farina Tritor Diamond nel sacchettino verde, 100 g di burro a temperatura ambiente, 200 g di cioccolato fondente, 100 g di zucchero di canna biologico, 3 uova biologiche, una bustina di lievito biologico. Per prima cosa trasferiamo il nostro cioccolato che abbiamo già tagliato grossolanamente dentro la nostra pentolina, ci aggiungiamo anche il burro e poi lo mettiamo a sciogliere a bagnomaria. Mentre il nostro cioccolato si sta sciogliendo, ci occupiamo delle mele, che tagliamo a pezzettini piccoli. Finite di tagliare a pezzettini, le nostre mele le mettiamo un attimino da parte, perché ci dobbiamo occupare delle nostre uova. Che montiamo assieme allo zucchero, finché non diventeranno una bella spuma. Giunti alla consistenza desiderata, ora non ci rimane altro che aggiungere alle nostre uova il cioccolato, che è a temperatura ambiente perché mi raccomando non deve essere per niente bollente. Usiamo sempre una spatolina per fare queste cose. Ripuliamo per bene. Poi aggiungiamo le polveri, ossia farina e lievito, e continuiamo a mescolare finché non otteniamo un impasto di consistenza omogenea. Ecco ragazzi come si deve presentare il nostro impasto dopo aver aggiunto questi ingredienti. Se per caso notate che il vostro impasto è troppo denso dopo aver aggiunto la farina, cioè che la vostra farina ha assunto tutti i liquidi molto velocemente, noi vi consigliamo di aggiungere 50 ml di latte per ottenere la consistenza ideale. A questo punto aggiungiamo anche i pezzettini di mela e continuiamo a mescolare finché non si saranno amalgamati per bene tutti gli ingredienti. Finito di creare il nostro impasto, ora possiamo appunto creare i nostri biscottini. E visto che l'impasto è abbastanza malleabile da riuscirlo appunto a malleare con i cucchiai, prendiamo la dose di un cucchiaio e poi la trasferiamo direttamente sulla nostra teglia che ha già la carta da forno. Quando avremo finito tutto il nostro impasto, li inforneremo a 160 gradi, forno ventilato, per una decina di minuti. E mi raccomando, fate la prova a stecchino. Ma guardate come sono venuti bene i nostri biscottini! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste delizie di biscotti! Oh ragazzi, sono buonissimi! Sono soffici, leggeri, c'è questo gusto fresco di mela. Poi continuando a masticare arriva anche quello del cioccolato. Come sapete, cioccolato e mela sono il connubio perfetto, quindi questi biscotti sono veramente favolosi. Li dovete assolutamente provare. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!